una notturna Monica è quella che ci accoglie nella sessione di Laura. Ciao. Ah, buonanotte. Ah, no, buongiorno. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. Allora, la vedo che sta stringendo la mano, è una figura, come se fosse maschile. In realtà, non è un uomo nel vero senso della parola. E vedo mano a mano lei che lascia la mano di questa figura e se ne va in un'altra direzione. E chi è questa persona? Credo una serie di dinamiche, di circostanze familiari. Dà l'autorizzazione, Laura? Sì, vedo che mentre prende l'altra direzione è molto sorridente. Vibrazione di Laura. Quasi 25 miliardi. Consapevolezza. 152. PS. 45. Vite. 1377. Percentuale di cervello corrispondente alle capacità medianiche. 8,5. Laura ti fa vedere il suo progetto, il nome del suo progetto. Rovine. Perché? Me lo fa vedere quasi nei due significati. Sia rovina nel senso di disfatta, di fallimento, ma sia anche rovina nel senso di resto antico, quindi qualcosa di bello. Come se le sue origini, il suo passato, le sue radici in generale, le vivesse in maniera alterna, così. Perché da un lato ne riesce a cogliere l'aspetto prezioso, dall'altro l'aspetto fallimentare che la travolge in altri insuccessi. Ok? Quindi come se le sue origini, il suo passato, siano un elemento cardine nel condizionare poi tutto lo svolgimento successivo della vita. Le sue scelte basate molto su tutta una serie di eventi che hanno riguardato la sua famiglia, il suo passato. Nome della sua PS. Boh, viene penna stilografica. Perché? È come se avesse molto da raccontare, partendo appunto da generazioni passate, per poi approdare alla sua attuale generazione, è come se avesse molto da raccontare e mentre racconta è come se ritrovasse se stessa, andasse a sciogliere dei nodi. Foglio. Perché? È dove la penna stilografica scrive. Cinema, sorella, fratello, figlie, marito. Allora, ci sono tutte queste persone.
Allora, le due figlie sono sedute vicine, solo che una è più ombreggiata, ecco, meno nitida come figura, un po' più anche all'interno, no? Mi si presenta meno luminosa dell'altra figlia. Vengono sia il fratello che la sorella, ma sono distanti fra di loro. C'è anche tre amiche. Forse una è più grande di lei. Okay. La sorella, la figlia più grande, che si è cinivaccata, la vedi? Cioè, come la Sì, vedi? la figlia mi ha chiesto, giusto? Figlia, Entrambe ci figlia. sono, tutte e due le Ma ragazze. come le vedi? Una rispetto all'altra. Sì, una è più grigia. Quella un po' più cinivaccata, Grande. sì, è più. Grande è più cinivaccata, 3, e la meno cinivaccata è più piccola, 2. Però, al di là proprio del cinivacchio in sé, è come se il cinivacchio in realtà fosse un riflesso, no? Del loro livello di consapevolezza. Quella più grande è proprio un po' meno consapevole, ha compreso meno cose, è un po' più dentro al sistema, diciamo così, no? Adesso, per esempio, un'altra figura che lei mi presenta con una certa insistenza è la figura della nostra presidente bionda che cammina sul pavimento bianco e nero. Ed è come se, non so come dirti, mi fa vedere che la figlia più grande è più all'interno di questa gabbia, di questa stanza in cui la nostra presidente la cammina. È un uomo, la nostra presidente? Secondo me sì. È nata uomo? Allora, sempre quel tipo di uomo non netto, con qualche non completa definizione da un punto di vista genetico-sessuale. È presente quando hai i cromosomi XY non completamente a posto, però fondamentalmente più maschio. Ma ha subito interventi? Non è che è stato così necessario, proprio perché a causa di questa sorta di, chiamiamola anomalia genetica, Ah, cos'è un ermafrodito? Ermafrodita. sì, sì, cioè ha l'organo maschile non totalmente sviluppato. Ermafrodita. Mi sembra, no? Che tutte e due. Ah, ma anche l'altro organo. Sì. O ha solo l'organo maschile non sviluppato? Allora, potrebbe, perché non è così semplice, nel senso che potrebbe essere tendenzialmente, se si volesse assecondare la sua natura, un po' più maschio. Ecco. Ok, e i due frutti che ha davanti sono siliconati o sono suoi? Ormonali. Trattamenti Sono belli abbondanti. ormonali su quel tipo di genoma, adesso non vorrei usare parole sbagliate, ha un effetto di un certo tipo. Il In nanetto di generale, cui. lei presenta una corporatura proprio con additivi ormonali, no? Perché si vede ha molta ritenzione idrica molto. Il nanetto di cui non ci liberiamo mai, no? Che l'ha scoperta alla fine, poi lei si è staccata, ha approfittato del suo corpo? No, perché c'è un video, forse ancora su YouTube, dove alla fine di una conferenza diceva dov'è la cognome, no? Che non diciamo lì la stronza, la puttanella, una roba così. Evidentemente l'ha trattata come tale, no? Non vedo l'abuso sessuale in sé, vedo una continua invasione delle mani, come se fosse di sua proprietà. Ma sapeva che di fatto era un uomo. Sì.
Io lui lo vedo senza pie, solo con la pie, scusami, senza PS. Senza PS. Ma è ancora lui? Il legatore? Non è più lui. Chi scrivesse nei video, nei commenti dei video di questo video chi è l'allegatore, chi è grossi frutti polposi, si iscriva da questo canale, non ha il cervello sufficiente per seguire questi discorsi. Vada a vedere Barbara D'Urso. Non lo voglio, non voglio leggere questi commenti. Mi raccomando, commenti intelligenti, gente intelligente, sveglia, così. Che già ho i troll, già ho quelli che mi bloccano i video, ma hanno bloccato un altro video. Perché ha usato un pezzo di un'opera di Magritte, ma vedi, ma è una follia. Perché me li bloccano questi video? Provano un pochino a stressarti, ad esasperarti. Sanno che non possono agire in profondità su di te, quindi provano comunque a crearti delle seccature, dei malumori. La vastità del cazzo che me ne frega. Va bene. Quindi dicevamo, la figlia grande, rispetto alla figlia piccola, la vedi più grigia. Dov'è la PS della grande? Allora, la PS c'è ancora, solo che è come se fosse la figlia stessa diventata più sorda rispetto alla comunicazione che la PS tenta di fare con lei. È un po' più ovattata, come circondata davvero da un ovatta, da un film protettivo, no? Che rende più difficile la comunicazione. E la più piccola? Un po' meno, ma uguale. Eh sì, è la più piccola, è come se andasse più a intermittenza. Ci sono dei momenti in cui si spegne e dei momenti in cui si accende in maniera anche abbastanza luminosa. Una delle due, tutte e due o nessuna delle due, con il primo Cini è incappato nel placebo. Sembra che ci sia stato un placebo solo nella prima per un 30% dei sciottini. Per me è la più grande. Quindi diciamo che sono 2 su 2, 2 a 2, anche se la più grande ne ha 3, Sì, secondo me perché sì. la prima era sierologico, o non aveva stupidaggini dentro. Era una soluzione fisiologica, sì. Sì, scusa, fisiologica, però la grande la vedi meno presente della piccola. Certo, Perché? perché è una questione un'anima più immatura, meno esperienziata, diciamo così, no? Meno antica, come si dice in analistica. Insopportabile definizione, l'anima antica. E anche una contraddizione in termini, visto che non ha un tempo l'anima. Antica di che? Ok, le amiche, il marito, come lo vedi? Allora, il marito come se fosse un ottimo amico, un buon alleato. Non è il grande amore, certo che no. Non riesce a comprendere in toto quello che sta vedendo, quello che sta ascoltando, ma vedo che c'è un certo impegno da parte sua, solo che proprio sono a livelli coscienziali differenti, Laura e lui. È la fiamma? No, e come anima gemella, terzo livello, sì. E Laura è stupita di questo. Vabbè. La sorella e il fratello, come li vedi? Come se stessero un po' pensando ad altro.
come se la loro mente non fosse pronta per accogliere tutte queste informazioni e avesse quindi bisogno di andare avanti un po' per la sua strada già nota, consueta. Ma però sono presenti. Sì. Presenti Va un po' quello bene. che possono loro, ovviamente. La casa di Laura è pulita? Secondo me sì. I problemi tecnici di connessione che ha avuto, nonché le difficoltà a farsi vedere con una luce chiara, hanno una causa esoterica? Oggi. Sì, più che altro rispetto al discorso pandemia, non è gradito che affrontiamo questa cosa. Va bene, allora l'affrontiamo. Pandeminchia. Ok, apriamo il portale aureo. Chiamiamo tutte le vittime della pandeminchia al mondo. Posso dire la zona da cui chiami, no? Sì. Ah. E nonché tutte le prime, supposte prime, del Bergamasco, Bergamo, zona Bergamo, dove suppostamente la pandemia ha avuto inizio. Non ho capito. Cosa? Dimmi. Quello che vedi, o le mie domande? Sì, no, non ho capito quello che vedo. Spiegamelo, Aspetta, perché magari lo capisco nella tua premissione. è venuta, ma io non lo so se posso fare il nome. No, meglio di no, visto l'andazzo di adesso. È una bambina che è morta in quella zona, uccisa. Una bambina ragazzina. Vabbè, una bambina, va bene. Ragazzina, diciamo, non proprio bambina, che è morta lì in quella zona. Brava, scrivimelo Laura, perché non me lo ricordo, ma comunque non lo diciamo. Non lo diciamo. Ah, ok, con la Y. Come se fosse connessa con questa roba. Allora, praticamente questa bambina viene uccisa, c'è tutta una mappatura del DNA di tutta quella zona lì, degli uomini, no? Questa mappatura. Oh, Signore Santo. Allora, per quello che capisco, poi magari alcune cose non le capisco. La mappatura di questo DNA ha come potuto creare una sorta di controllo fisico, biologico di queste persone e poter far sì che loro fossero le prime persone ad essere fortemente intaccate da il virus geneticamente realizzato. Il supposto virus geneticamente realizzato. Ma perché questa zona, non Burundi? Perché l'Italia? E perché questa zona dell'Italia? Allora, qui c'è un'industria fiorente che andava colpita. Perché? Per interessi fondamentalmente economici, Florida, troppo Florida questa zona, andava depressa, diciamo così, no? Perché per creare questa crisi, questa sudditanza a tutti i livelli, andavano colpite zone che invece fossero tendenzialmente potenzialmente più ricche e indipendenti, ecco, più anche creative, diciamo così. Poi mi dà la presenza di alcuni personaggi molto attivi politicamente, forse anche mediaticamente, che hanno dei forti collegamenti con quelle zone.
Mi dà la presenza di tunnel sotterranei molto affollati e attivi. Anche adesso? Di meno. Meno. Avessero ottenuto dei risultati lì e ci fosse stato come uno spostamento di attenzione, si è spostata l'attenzione dal nord al centro Italia. Va bene, la ragazza Y è viva? No, è morta, morta, morta. Ah, scusami, sì, non è solo scomparsa, è proprio morta. Come è Sì. stata uccisa? Un rito di sacrifici, un sacrificio, un Compiuto da rito chi? Da simbolico. quante persone? Dunque, ora io non conosco bene la famiglia d'origine, ma suppongo che il padre avesse un'importante posizione economica e non so come dirti, come una chiave di volta rispetto ad alcune attività per il paese. Non so se edilizio, che cosa, comunque importante, proprio centrale lui come figura. Quindi di fatto uccidere la figlia con quella modalità sacrificale è un modo per andare a colpire, non so come dirti, l'essere umano creatore, so che è successo, che genera ricchezza, che, anche perché mi sembra di vedere che il padre era venuto a contatto con, possiamo dire, una sorta di massoneria, di rappresentanti che appartenevano a un certo tipo di massoneria, e abbia Senza detto nomi. dei no, dei no, ha detto dei no. Ok, quando la ragazza la piede, la ragazza è uscita dalla ragazza, quindi è morta. Causa di cosa? Qual è l'elemento che l'ha uccisa? Dissanguamento freddo. Ok, io quasi quasi la intitolo con il nome della ragazza questa sessione. Se vuoi, allora diciamo, ma no, però non, No, non non sappiamo. lo diciamo nel Ok. titolo. Va bene, quindi causa esoterica della pandemia qui, soltanto l'intento di rendere depressa questa zona, tutto qui, ci sono tante zone floride nel mondo che vanno depresse per il DS. Eh no, ci sono appunto le presenze nodali di questi, ma tra l'altro non lo so perché me ne viene uno, ma non so se è originario di qua, se abita lì, però come faccio adesso a indicartelo? Allora, è il marito di una che è stata giornalista al TG5 per tanti anni, che ha una Intanto me sorella. lo scrive Laura, che sa tutto. Esatto, che ha una sorella che fa programmi di cucina. Ah, quella della sorella. Capito? Quella insopportabile. Sì. Il marito. Fra tutte e due, non lo so. Sì, è vero. Non saprei chi buttare giù dalla torre per primo. No, quella della cucina perché è insopportabile. C'è una voce che mi ricorda altre cose, quindi meglio di Ho no. capito. Hai capito. Va bene, quel che l'è, c'è ancora qualcuno da mettere nel portale aureo? Bergamo? Parliamo anche dei parenti. Scusami, No, non... no, ah, no, 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 ah, sì. Pandeminchia. Alcuni medici di ospedali, anzi, parecchi medici e infermieri che sono morti all'interno di alcuni ospedali, e uno tra. Come se, allora, alcuni fossero appunto morti,
diciamo, per varie conseguenze di questo virus che è stato poi esagerato ed è stato favorito, insomma, tutta una serie di cose così. E uno invece, come se fosse stato fatto rientrare in questo tipo di morti, ma in realtà è stato tipo ucciso perché voleva svelare degli altarini, che aveva scoperto delle cose. Va bene, tutti nel portale aureo. Sì. Tutti disincarnati di tutti i sacrifici, di tutti i tempi. Ale. Che alcuni, molti erano già entrati in tutte le chiamate precedenti, però altri è come se aspettassero, sai che cosa? Un momento più puntuale, più decisivo. Questo. Sì. Mi siamo ancora qua a pettinare le bambole, per questi disincarnati non si muove niente. Però la presenza di Laura, il suo intento è essenziale. Ok. Quindi falla entrare nella scena. Sì. E lei con le sue mani eteriche che indica il portale a tutti questi qua. Che Lei è fa. fantastica perché è tanto nell'attualità, conosce tantissime cose, perché alcune cose che mi ha fatto emergere onestamente proprio io. Non so, non ci sarei arrivata. Sai quella che fa attraversare i bambini davanti alle scuole, no? All'uscita dalle scuole? Ecco, lei deve fare questo adesso, con i disincarnati. Oppa, oppa, perché Sì, sono un po' vero. tonti, lenti, li va a prendere e dice a tutti i disincarnati di andare a prenderne altri 100 che conoscono prima di Sì. entrare nel portale aureo e così via. Ogni Brava. visti 100, altri 100. Tiene proprio il ritmo, veloce proprio. Riesce a creare proprio una bella accelerata. Facciamo finta che questo processo dura 100 giorni. Laura ha fatto l'ausiliario del traffico davanti alle scuole per 100 giorni con i disincarnati. Lei si immaginava proprio così, mi scrive. A quanti disincarnati siamo arrivati? 11.000. 1000 giorni. Forse meno la proporzione, 120.000. 10.000 giorni. Ok, Non lo so. Aspetta, viene un 130, ma non so poi. milioni. Non lo so. No, aspetta. 10 anni. Laura da oggi fa questo lavoro in eterico per 10 anni consecutivi e abbiamo il risultato adesso. Possibile 2 milioni. Sì. Ma sono anche pochi. Ma quindi, Viene vabbè, 2 milioni. 2 milioni, quindi mai accontentarsi. Eravamo partiti da quanti? 1000, 2000? Siamo a 2 milioni. Opla, tutti dentro, insieme a tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Laura, escluso lo zio, se c'è la sorella nata prima di lei. E basta, è la zia, credo, no? È la zia. Ok, Ok. No, io penso sì, che la sorella. Allora, non è entrata nel portale aureo perché le abbiamo detto di aspettare un attimino. Comunque sì, la PS ce l'ha. Ed era quindi in giro? Però non era in giro presso di lei, era come in giro nell'attesa di una appropriata reincarnazione. Vuole dire qualcosa a Laura? Laura? Non riesco a capire se in qualche modo questa sorella, okay, che porta il suo stesso nome,
che avrebbe dovuto portare il suo stesso nome, è in qualche modo collegata a una delle due figlie. Perché? Cosa vuol dire? Non lo so. Aiuto. Come se fosse un po' affezionata, come se si sentisse la zia di una delle due. Ed è come se questa sorella le facesse i complimenti in special modo per questa figlia, che c'è, sai come la vedesse la nipote prediletta? Che è quella più piccolina. Lo zio e la zia vogliono lasciare un messaggio. Allora, lo zio è come se mi desse l'impressione di aver compreso l'importanza di svincolarsi dalla storia familiare, come se anche lui fosse rimasto molto invischiato in affari di famiglia, li avesse inscenati nella propria vita. E avesse compreso invece come se ne vuole staccare, è come se volesse mostrare questo a Laura. Vabbè. Ok. L'importanza di ripulire le proprie radici. Vedo che la prende qua sotto il mento, no? E le fa, non so come spiegarti, come una specie di gesto affettuoso, prendendola sotto il mento. Va bene, se questo è il messaggio lo accettiamo e salutiamo tutti. Ausiliario del traffico, faccia il dovere, il suo dovere. Diciamo che ha come l'ausiliario del traffico Laura ha una specie di premura nei confronti di questa sorellina. Non so, vedo che le dà come una specie di accompagnamento con le mani, non so, affettuoso, particolarmente carico di energia. E che viene proprio recepito in maniera molto positiva dalla sorellina. Va bene. Entità IT, dimmi. No, no, è una bella liberazione questa per Laura. Entità eteriche di Laura. Un leone? Tipo che sta aspettando un antilope, di mangiarci un antilope. Un serpente, una mantide. BL. Entità mentali. La prima mi viene covidioti. Poi mi viene Salvadanaio e Carion. Livelli e caratteristiche. Allora, Salvadanaio e Carion sono molto legati fra di loro e direi che si alternano il livello 4-5, se le rimbalzano. I covidioti, l'entità mentale covidioti è 3. Quindi nell'entità mentale covidioti è come se fosse tutto il risentimento, la rabbia e anche il senso a tratti quasi di impotenza nei confronti di tutti coloro che diciamo così, Buttato la loro vita per evitare una presunta influenza. Diciamo come stanno. Buttato la loro vita per evitare una presunta influenza. Le cose come stanno. così. Perché è buttare la propria vita per un'influenza. Fosse un morbo complesso, con bolle sulla faccia, cancreno, che magari ok, ma per un'influenza buttare la propria vita è veramente da covidioti.
Io non trovo altri commenti. È una cosa per cui lei in passato di più si torturava, però ancora, sai, no? È una roba proprio che un po' la ossessiona. Poi Salvadanaio è proprio un'entità mentale che ha caratterizzato, che caratterizza tuttora diversi suoi familiari da più generazioni ed è proprio questa difficoltà a stare nell'abbondanza, a vivere la carenza economica, che magari non è tragica, qua non si sta parlando di povertà, ma che è sempre un impedimento a realizzare delle cose, grandi, dei progetti importanti e quindi stare un po' sempre sulla soglia della sopravvivenza o poco più, perché bisogna mettere da parte i soldi per, le cose proprio strettamente necessarie. Invece Carillon mi fa vedere proprio questa ballerina che danza, sempre ovviamente fissa sullo stesso posto, il movimento è sempre lo stesso, intorno a se stessa, sempre con lo stesso motivo musicale. Quindi come se ci fosse la difficoltà a generare delle nuove situazioni più produttive, a spostarsi veramente. A realizzarsi soprattutto professionalmente, ma che poi significa realizzarsi proprio come donna in modo più ampio, Sempre la perché stessa musica. C'è sì, si gira sempre su se stessa. una ballerina anche. Sì, la ballerina, sì, del carillon. Vabbè, causa esoterica dei problemi, no, dei problemi della non indipendenza economica, visto che lei ha dato spazio alla famiglia. Sì, queste due entità mentali che sono appunto Carillon e Salvadanaio, oltretutto perché anche sulla base del suo progetto che abbiamo visto, che è Rovine, c'è proprio questo ricollegarsi continuamente alle proprie radici. Lei stessa ha detto: io sono stata una bambina che non è stata seguita dai genitori, ma non volevo fare altrettanto con le mie figlie, no? Quindi è sempre in qualche modo come un riferirsi a quello che è successo nel suo passato. Però questo non le dà quella spinta a uscire, okay, da questa catena familiare, ma la fa rimanere sempre di più invischiata e quindi a riproporre quel tipo di modello lì, cioè di non realizzazione completa di se stessa e quindi stare sempre comunque nella mancanza di, nella carenza. Causa esoterica del fatto che le prove di lavoro realizzate hanno trovato delle difficoltà, non tante quelle legate al negozio e ai lavori artigianali dati da vendere al negozio, quanto magari i mercatini, eccetera, dove tutte queste regole non ci sono tanto. Eh sì, perché lei aveva proprio la necessità, ma adesso già lo sta facendo, di staccarsi da questa narrazione familiare che è molto radicata nel tempo, negli anni, nelle generazioni, di insuccessi. Abbiamo visto, no? Il progetto si chiama Rovine anche nel senso di fallimenti. È come se lei dovesse in qualche modo per forza riprodurre un fallimento. Perché altrimenti è come slegarsi dalla famiglia e questo le produce un senso di colpa. Il senso di colpa nella sua famiglia è stato molto forte proprio per la matrice cattolica che la caratterizzava, ok? Certo. Quindi lei per carità non ha assorbito quella tendenza lì religiosa, però di fatto le è rimasto proprio insito in lei questo senso di colpa molto forte di cui lei non è neanche del tutto consapevole. Quindi vivere con successo in maniera brillante è come tradire, sentirsi quindi in colpa, perché significa uscire dalla linea familiare. Stessa cosa per la realizzazione affettiva, cioè lei non si è concessa neanche un'autentica realizzazione sentimentale, ecco, soddisfacente. Causa esoterica dei sogni premonitori, dei déjà vu
e quindi in generale delle, lei dice, delle capacità medianiche che ha. Ha un bel 8,5. E ti dico che adesso che andiamo a fare questa pulizia da queste entità mentali molto seccanti, crescerà notevolmente, perché lei ha proprio questa predisposizione naturale. E si acuirà ancora di più. Perché la vedo su tutti i livelli, sia mentre dorme, che riceve proprio dei messaggi della PS, sia però anche quando è sveglia. Perché proprio riesce a comprendere in maniera intuitiva cosa fare. Però, essendo appunto bloccata da queste entità mentali che la chiudono in questa carenza, in questa povertà, che è sia emotiva che economica, legata alla famiglia, ecco che più di tanto la PS non riesce a fare. Perché è importante la mente, bisogna ripulirla. Nel momento in cui ripuliamo la mente, veramente ci saranno. Io penso dei grossi cambiamenti. E i déjà vu che ha avuto? Sta casa la conosco Sì. già ed è una casa di nuova costruzione. Sì, perché più che Quest'anno. altro, guarda, mi ricollego alla sensazione che lei ha avuto di aver vissuto l'amore perfetto e completo. È come se lei avesse avuto una sorta di traccia. Ricordo della sorgente, di un luogo di completezza, di totale accoglimento, di amore assoluto. Ed è questa connessione con la sorgente che non si è mai spenta e in alcuni momenti è più evidente, che consente a Laura di spostare il tempo. Pertanto il tempo è solo una convenzione, no? Quindi quando lei riesce a riconnettersi con la sorgente, è proprio come se fosse in grado di spiare, di dare una sbirciata al futuro. Ed è vero, lei lo fa effettivamente. Il déjà vu è perché lei ha già visto il futuro e nel presente dice: ah, caspita, è vero, questo qui l'ho già visto, la casa io l'avevo già vista. Effettivamente questa connessione con la sorgente gli aveva permesso appunto di aprire per un attimo la porta sul futuro, poi la richiude, ma rimane memorizzata quella visione lì. Ho capito. Orgoniti, effetti. Allora, buoni nel senso che è come se si fosse creata una sorta di simpatia fra la sua anima e questi organiti, cioè si sono proprio trovati a loro agio. Vedo proprio, non so come dirti, una specie di gioia, di allegria nell'essersi reciprocamente ritrovati. Viene fuori una roba del genere e quindi ha portato gioia e serenità fuori. Però è come se maggiormente questo moto provenisse da Laura e gli altri un po' vivessero di luce riflessa. Per esempio, me lo dà importante nel lavaggio, per esempio, della biancheria comune, tipo gli asciugamani. È praticamente come se questo orgone che lei mette dentro la lavatrice e che lava gli asciugamani riuscisse a creare una specie di collante familiare più sereno. Essendo poi degli indumenti che vengono usati da tutti. Così mi fa vedere Quindi gli funziona asciugamani. quello da mettere nella lavatrice. Nel caso di Laura, sì, decisamente. Negli altri casi, in generale, parliamo degli orgoni di Vadim, no? Nel nostro amico Vadim. Questa idea gli è nata a lui, no? Lo mette dentro una calza e la calza dentro un'altra calza per evitare botte alla lavatrice all'interno della lavatrice. Provare per credere, le lenzuola così e tutto è un po' meglio. Non mi sento di dire che funziona per tutti, sai? No. No? Ci vuole una consapevolezza. Sì, una predisposizione occorre. E Laura ne ha molta di predisposizione. Ok, le farebbe bene una piramide in casa, magari. No? Ti dico la Ok. risposta.
La risposta è no. Va bene. Mi dice che le fanno bene tanti fiori, tante piante, che sono degli organi naturali per Nascita. Lei sente, ricorda, di aver avuto una vibrazione di un certo tipo e poi di aver perso questo concetto archetipico di amore. Oltre a notevoli up and down durante la sua vita. Sì, è come, questo l'avevo accennato prima, no? Il fatto che lei ha questi, ma, non, queste memorie, chiamiamole così, di quello che è l'essenza della sorgente, che è appunto un amore totalizzante, una totale perfezione, beatitudine. E ci sono queste tracce di memoria. Ed è come se nel momento in cui nella propria vita vive delle esperienze che si rende conto sono estremamente distanti dalle qualità della sorgente, allora lei ha questi down energetici, come per esempio è accaduto di recente con il periodo della pandemia. O come è accaduto in determinate vicende familiari in cui vedeva un po' le bassezze umane. La povertà proprio umana, no? E allora anche lì c'erano dei down notevoli. Invece ha degli up quando vive altre situazioni che le fanno in qualche modo rivivere le qualità, le caratteristiche che aveva ritrovato nella sorgente. Per esempio, io vedo che quando ha preso per la prima volta in mano gli orgoni, è come se. Non so come dirti, una sorta di lampo che quando lei ha stretto fra le mani appunto il cuore l'ha ricondotta alla sorgente. Sono cose di pochi istanti, però ha avuto questa riconnessione originaria. Ma non solo, anche quando crea, fa proprio le cose che le piace fare. Più forse quando lavora con le mani, perché le mani vedo che sono molto centrali in lei. L'ho vista appunto mentre stringeva fra le mani il cuore e quando adopera le mani per realizzare i suoi tessuti. Ecco, in quei momenti è come se di nuovo riuscisse, a rifondersi con la sorgente. No, non sono periodi lunghi. Nel senso che sono dei momenti. Vedo che quando opera con le mani, questi momenti si dilatano un po' di più nel tempo. Qual è il peggior down della sua vita e il miglior up? Allora, il miglior up vedo quando in generale dà spazio a se stessa. E quando crede in se stessa, quando ritrova se stessa, quindi nei momenti in cui, per esempio, anche ascolta la musica, molto semplice, ascolta la musica, ci canticchia sopra, piuttosto che ascolta la musica mentre crea. E poi il problema, sai che cos'è? È nel momento in cui la creazione si deve intrecciare con il denaro, quindi la vendita, tutta quella roba lì. Perché lei ha delle problematiche legate a quello, ma se no, per quanto riguarda l'atto creativo, è un up massimo, cioè veramente l'energia schizza in alto. Dunque, down, forse ha avuto qualche difficoltà, non so se nel parto, quando post-parto, scusami, post-parto, un po' di difficoltà post-parto, lì come se ci fosse stato un down, o comunque la figlia, soprattutto, no, aspetta un attimo, non riesco a capire se è la prima o la seconda, dove lei si sentiva un po' sfinita, diciamo così, stanca, cioè pur nella gioia e tutto quello che vuoi, però che non aveva forse la sufficienza per curare il tutto.
No, perché poi c'era la casa, credo la seconda figlia, perché vedo già ce n'era un'altra, quindi forse era troppo, c'era un periodo in cui era troppo. E poi naturalmente tantissimo tutto il periodo della pandemia, specialmente ovviamente legato alla scelta delle figlie, ma comunque nel complesso lei ha patito molto il tutto. E perché vive nella zona in cui è nato il tutto, e perché proprio cioè, lei è risuonato di una stupidità, di un ingiusto incredibile, assurdo, assurdo le è sembrato, inconcepibile. Quindi entità mentale covidioti, no? Va bene. Ma insomma, l'analisi è questa. Laura vuole restare nelle rovine. No. È sicura? Sì, sta comprendendo che può viaggiare su due livelli. Un livello è quello comunque di essere nella famiglia che lei ha scelto, perché a tutti gli effetti questa famiglia lei se l'è scelta, ok? Fratelli, genitori, ha scelto questa storia qua. Però allo stesso tempo si è resa conto che può viaggiare su un altro livello, che è quello della propria consapevolezza. A quanto Senza vibra produrre adesso? un tradimento familiare. 105. Quindi si è già alzata. Sì. Vuole andare a vedere cosa succede al cluster? Direi di sì. È stranissimo sto cluster. Perché? Mi fa vedere dei tennisti che giocano i doppi sui campi da tennis e ne vedo tanti, campi da tennis con tanti, a volte non il doppio, gioco da tennis, ma semplicemente i due giocatori. Come delle partite, no? Proprio che si giocano. Vedo quando la palla cade, che suona il fischietto. Mi Li fa tiene? vedere. No, è come se lei si rendesse conto che, non so, sono delle miniature. Quindi raccoglie queste miniature in una scatolina, come riporre i giochi dentro una scatola. E butta tutto, Scatola con dentro i giochini all'interno del portale definitivo. Ad eternum qua, vediamo se lo fa. Certo che lo fa, utilizzando le proprie mani, sono veramente mani eccellenti queste. E vedo che le fa proprio all'inizio quasi in maniera filamentosa, visto questo suo legame, no, ai filati. È proprio come se fosse un ad eternum, adesso non mi viene in mente come si chiamano questi fili metallizzati, sembra un po' il lurex, non so se è giusto dire lurex, Ma non so. ok? E viene questa palla così con tutti questi filamenti molto luccicante, vibrante. Avatar. Sì. Ok, me lo fa vedere con la gomma. Come il senso di responsabilità, il dovere, il super lavoro per ottenere qualcosa senza mai arrivare. E ovviamente no, non vuole neanche più tutto questo. Pertanto anche questo viene eliminato da Laura nel portale definitivo. Ma fa un altro ad eternum qui. Sì, usando tipo un uncinetto questa volta. Un uncinetto come se fosse una bacchetta. E questa bacchetta la utilizza per creare l'ad eternum. Ottimo. Perché non l'ha fatto prima da sola questo procedimento? Perché era proprio come se fosse caratterizzata da degli up and down continui. E aveva bisogno di mantenere ad un livello più prolungato e più costante il suo up e non ci riusciva.
Anche se vedo che ci sono stati diversi tentativi, ma non efficaci come questo. Va bene. Nuova vibrazione. Trecentottantotto miliardi. Nuova consapevolezza. 242. PS. 69. Vite. 814. Cervello. 10. Ottimi valori. PSPS sempre stilografica e foglio. Tracce delle rovine. No, no. Vedo proprio un Tracce campo fiorito, pulitissimo. di entità mentali ed eteriche. Effetti nel cinema. Anche la figlia più grande è come se si fosse un po' risvegliata da un lungo sonno. Sei quasi gli occhi un po' incrostati, no? Quando ti svegli al mattino. Ecco, mi dà questa impressione qui. La figlia invece più piccola è come se avesse maggiormente aumentato la connessione, l'affinità con la mamma. Che c'è già, naturalmente, ma è come aumentata. Il marito è come se in qualche modo dichiarasse una sua propria disfatta, non so come spiegarti, cavolo, sono lontano anni luce. Ecco, questo, però ci vogliamo bene. La casa di Laura è pulita. Pulita e la vedo anche proprio illuminata. Non so, irradiata di buoni sentimenti. Messaggio finale di Laura, PSPE, stilografica e foglio, a Laura in carne e ossa. Finalmente so come produrre la mia ricchezza nella mia vita e nelle mie tasche. E mi fa proprio vedere lei, non so come dirti, immersa nelle monete d'oro, fino alla vita. Con le mani dentro queste monete. Quindi benessere economico come anche realizzazione personale. Sì, benessere economico successivo ovviamente alla realizzazione personale, sì. È come se si sbloccasse in lei proprio anche, diciamo così, delle intuizioni di marketing, chiamiamole così. Va bene, qualcosa da dire? Alla fine della sessione, qualcosa da aggiungere? Di scrivere, se le va In di che mettere senso? per iscritto delle cose, anche non lo so, mi sembra che possano essere come dei biglietti, non so, aspetta, dei biglietti, allora aspetta, tipo lei realizza una borsa e fa parlare la borsa alla cliente, non so In che esattamente senso? come, però la lei. Parlare? Modo. Sì, cioè nel senso che la borsa diventa parlante, ok? Come se raccontasse la propria storia alla cliente che la riceverà. Sì, Quindi con un foglietto dentro, una cosa così. artigianale, molto carina, delicata, quasi a riscoprire quelle che sono le qualità, del concetto di recupero, del concetto di artigianalità, ecco. Va bene, abbiamo finito.